Buonasera, benvenuti. Grazie per essere qui. Ho temporeggiato un pochino perché manca tuttora il genitore di un'allieva che è la sua prima volta in pubblico e quindi ci tenevo che ci fosse, però nel frattempo speriamo che possa arrivare anche lui. Intanto vi auguriamo buone feste, lo faremo anche nel corso di questa serata. L'Irpini Art Music Academy è una realtà che è nata da poco nella nostra città, è un'associazione che accoglie non soltanto corsi di canto, di musica, ma si occupa un po' della formazione e della crescita dell'individuo un po' a 360 gradi, quindi dai corsi di biodanza, di biomusica, di musicoterapia e poi ai corsi proprio didattica di strumento e di canto. Abbiamo i più piccoli oggi qui, una parte a casa ammalata ovviamente con questo freddo, molti di loro non sono stati impediti, insomma, cioè sono impediti e non possono raggiungere Avellino, infatti c'era anche un ospite, il nostro Antonio, che comunque da Santa Croce del Sannio con un po' di neve non è riuscito. Però noi siamo qua, nonostante tutto, c'è qualcuno che viene da Pietralcina, noi abbiamo allievi che vengono da Pietralcina, qualcun altro da Ischia che non ci ha potuto raggiungere ovviamente, per ovvi motivi e problemi meteo, ma noi siamo qua, nonostante tutto, e grazie anche a voi per essere qui, nonostante il freddo, il gelo. Presento i ragazzi. C'è qualcuno, come dicevo, che è più giovane, qualcuno che è meno giovane, proprio a dimostrazione che a qualsiasi età possiamo avvicinarci a questo meraviglioso mondo che è la musica e studiare per coltivare questa passione. Abbiamo Ludovica, diciamo un applauso a Ludovica. Nel frattempo è arrivato anche papà. Poi abbiamo Maria Giulia. Continua da quel lato, abbiamo Ilenia, il nostro uomo col papiglione Pasquale, Alessia Pia, Melina, abbiamo Paola e l'ultimo, la nostra Anna. Durante la serata ci sarà il nostro maestro Bruno Fontana, che ringrazio. Campania Tube Channel, Alessandro Pigone. È il caso di dirvi buon ascolto, grazie.
Thank you.
abbiamo cominciato tutta la nostra avventura ormai un po' di tempo fa, no? Due anni. L'ho conosciuta, dici qualcosa, ti ho conosciuta? Hanno concorso alla Cantirpigna e mi ha premiato. Lei viene da Pietralcina, io ero in giuria, lei mi ha colpito particolarmente. Aveva qualcosa da dire, ognuno di loro ha qualcosa da dire, quindi ho capito in quel contesto dove c'è competizione, dove c'è, c'è tanta roba, no? Non diciamo altro, c'è la competizione, c'è, ci deve essere i concorsi, altrimenti che si partecipa a fare i concorsi? È normale che nel momento in cui ci scriviamo un concorso è perché vorremmo vincerlo, non dire di no. Poi si comincia a comprendere che c'è anche dell'altro. E io sono riuscita a cogliere quell'altro che c'era, in Alessia. Abbiamo fatto l'esperienza di Una Voce per Sanremo insieme, siamo state all'Ariston una volta, solo una, due volte addirittura. E poi abbiamo realizzato, insieme ad altre ragazze che stasera non sono qui per diversi motivi, purtroppo di lavoro qualcuna sta male, insomma, abbiamo realizzato questo album, in realtà la prima produzione artistica dell'Irpini Art Music Academy. E io vorrei in questo momento dedicare uno spazietto ad Alessia che ci farà ascoltare un brano che non fa parte dei canti natalizi, non è proprio un canto natalizio, ma è molto bello e vorremmo dedicarvelo questa serata. La versione di Dulce Pontes, Your Love, tratta da C'era una volta in West, di Ennio Morricone, Alessia Pia Tizzani. Thank you.
Facciamo di nuovo un applauso a tutti, perché per molti di noi è la prima volta, non è semplice. Poi siamo vicinissimi, non c'è un palco, le luci sono, sono tutte accese, non ci sono i riflettori che ti accecano, quindi non è per niente semplice, mi rendo conto. State bene? Continuiamo? Happy day.
Ci farà ascoltare
ascoltare un brano, ci fa ascoltare un brano rivisitato, una versione un po' rivisitata, l'Ave Maria di Beyoncé, la sua versione. Questa sera è la tua, ok? Melina Renna. Oh.
When I heard was a secret chord David played, it pleased the Lord, but you don't really care for music to me. Sleep.
And a happy new year.